Ma eccoci e bentornati dal vostro Ciccio Gamer 89, Hakuna Matata ragazzi e ragazze, siamo tornati qua in un nuovo appuntamento di Clash Royale, subito un bel pollicino in su per il vostro Ciccio Gamer 89. Vi voglio ricordare che oggi inizia una giornata incredibile per quanto riguarda Level Up. Come vi ho detto, inizia la Bundle Week di Level Up. Con il codice coupon CiccioGamer89 otterrete il 15% di sconto. Io mi vado a fare un po' di level up, che è molto semplice. Mettiamo un misurino di level up dentro mezzo litro di acqua. Ok, e andiamo a shakerare. Però ricordatevi di chiudere bene lo shaker, perché se slitta di qualcosa ci facciamo il bagno. Chiudiamo, andiamo a shakerare ed è già pronto, ragazzi. Io, guardate, vabbè, lasciamo perdere. Mi piace un botto. Calcolate che a me mi manda un botto un bagno level up, davvero. E ora che abbiamo preso il nostro level up, vi porto su Clash Royale. Allora, ho alzato leggermente il microfono rispetto all'ultima volta. Sono sempre decentrato con sta cosa. Ecco, ci siamo. Grax, dove sei? Dove sei, Grax? 6530... Ma quando ti va... No, regà, no, non si fa. Non si può fare. No, no, ma come lo recupero? Ma come recupero, Grax? 6.539? Allora, calcolate che da come contratto fra me e voi, lasciando tot like, io gioco tot partite. Resetto tutto e faccio 4 partite oggi. Quindi mi raccomando, più mi piace lasciate e più partite facciamo. Qui sotto in descrizione, oltre a trovare un botto di cose incredibili, trovate anche, cioè, dei link, pure la cosa dei like. Trovate tutto qui sotto. Comunque il suo pecca che è entrato con una facilità incredibile, allora, lui dovrebbe perdere male. Dovrebbe perdere malissimo. Dovrebbe... Mai dire mai. Però lui dovrebbe veramente perdere male male male. Il suo stregone fatale per quanto mi riguarda. Veramente uno stregone incredibilmente forte. Io glielo potrei anche lasciar perdere lo stregone, effettivamente parlando, perché se lui si sbaglia ce la potremmo fare. Ma sapete che c'è? Io vado oltre. Vado oltre, sinceramente non mi voglio difendere. Ok, lui sta specchiando roba, ma totalmente a caso. A noi può anche andar bene così. Quindi ok, mi sta facendo fuori la mia ancora di salvezza. Sono stato molto bravo qui, qui sono stato molto molto bravo. Purtroppo non mi è andato a fare il giochetto quello interessante. Facciamo sicuramente così, che mi aiuta a preservare tutto il nostro dire. Dovrebbe essere il microfono, dovrebbe essere messo in maniera eccezionale oggi. Cioè proprio dovremmo aver trovato la pace dei sensi. E con tutto che questo sta giocando male, perché sta giocando male, sta giocando un po' a cavolo, comunque ci sta resistendo, perché usa questa specchio, questa clone, anzi non specchio, la clone, in maniera molto goliardica, c'è da dirlo. Io qua non so, secondo me lui sta giocando malissimo. Poi mi potrei sbagliare, però cioè lui qui ha preso proprio pesce. Preferisco buttare giù qua, fare sicuramente così, anche perché andiamo a difenderci molto bene qui in realtà, vedete? È stata una bellissima difesa quella nostra. Veramente bella, bella, bella. Tanto io non devo farti arrivare qua sotto. A me poi puoi fare quello che vuoi. Ok, bravo Mirko. Bravo, 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 bravo. Non è stata facile. Non è stata facile. Ma. Ce l'abbiamo fatta. Non male. Non male. Non male. Vi dico la verità. Non male. Ci sta. Ci sta tantissimo.
Andiamo avanti con le nostre altre tre partite. Ripeto, dipende sempre da voi. Vi ricordo codice creatore CiccioGamer89 su Clash Royale. Tra l'altro in questa giacchettina veramente molto figa, molto trend. E no, perché se no stavo sempre con la classica maglietta bianca che stavo a chillare. Nera, scusatemi. E stavo chillando. Ok. Non so se... Allora, vi dico la sincera. Non so se tirare loro perché... Lui, perché... No, vai, lo dico. Adesso sì. Adesso sì, adesso sì, adesso sì, adesso sì. Adesso sì, adesso sì. Che sono un po' cambiate un po' di cose. Adesso sì. Comunque lei è molto molto forte. Mi fa tanto tanto danno. Non sapete, non so se... Potevo fare meglio? Secondo me no. Allora, devo pazientare. Infatti sono stato molto bravo qui. Qui sono stato molto bravo. Ve lo dico da solo. Cioè, come mi dico da solo che faccio schifo, ragazzi, questa volta mi sono potuto dire che secondo me ha avuto senso quello che abbiamo fatto. Potevo questa lanciarla molto meglio, vi dico la sincerissima. Non dovrei avere bisogno assolutamente di lanciare niente. Quindi io supporto comunque con un drago elettrico. Eh no, piccolo Johnny. E io vado direttamente qua, chi se ne frega. Come va va. Come va va. Ok. Ni e no. Ni e no. Vi dico la verità, tantissimi danni, veramente tanti. Forse non, forse era meglio che mi difendevo e basta. Qualche dannino l'abbiamo fatto. Lui va sopra di Elisir, però neanche troppo perché non è che si è difeso questa meraviglia. Lui ha la mongolfiera, ricordatevi questo, eh. Quindi a noi in realtà ci servirebbe tantissimo ciclare. Allora, qui assolutamente dobbiamo fare così perché... Bravissimo zio, bravissimo Mirko. Secondo me è eccezionale come difesa. Secondo me è eccezionale tutto. Chi se ne frega. Non mi interessa minimamente quello che stai facendo. No. Senza motivazione queste giocate da parte dell'opponent. Quindi andiamo a velocizzare un po' tutto. Andiamo a tirare anche delle frecce molto goliardiche che ci avvicinano. Ok. Va bene. Io non tiro niente. Non tiro niente perché chi se ne frega. Mi vado a tirare due draghi elettrici. Un drago elettrico, un drago infernale. Una a destra e una a sinistra. Li faccio andare tutte e due centrali. Vedete? E poi si dividono. O tutte e due vanno ad acchiappare roba che ci serve. Quindi va bene. Quindi va bene. Godiamoci queste due partite incredibili. Godiamoci queste due partite fantastiche. Quindi andiamo a vedere qua. Ci sta il codice creatore CiccioGamer89. Non ve lo dimenticate, per l'amor del cielo, è importantissimo. Andiamo qui, andiamo a ritirare. So che mi date veramente tantissimo supporto. Vi voglio ringraziare veramente tanto perché guardate, io ve lo dico sempre, ma ho sempre la sensazione che non vi ringrazio abbastanza. Veramente, grazie a voi sono quello che sono, grazie a voi mi diverto. E vi volevo ringraziare, tutto qua. Volevo semplicemente dedicare una piccola parte di video a dirvi questa cosa qui. E Grax fai schifo. Questa era un'altra cosa che vi volevo dire. Abbastanza difficiletta come situa. Ok, Drago Infernale che purtroppo non lo teniamo più. Potrei rischiare tantissimo. Se proprio devo, perché ho tutto per difendermi. In più sto ciclando il drago elettrico e il drago infernale. Facciamo così. La curatrice la vado a preservare. E vediamo che cosa succede. Secondo me ho giocato abbastanza bene. Perché... lì abbiamo difeso. Ho un drago elettrico ancora vivo. Sicuramente questo ci aiuta perché andiamo direttamente sugli sgherri. Allora vi dico che in realtà a me va bene perché drago infernale a destra difeso,
mongolfiera, dico uno baffata, ma nerfata, ma per me è stato un buff, non un nerf. Vi dico la verità, assolutamente. Poi purtroppo avete notato, dai, l'abbiamo notato tutti, che secondo me Clash Royale va preso con un po' più di distanza ultimamente. Leggermente, però è sempre un gioco incredibile, sempre un gioco incredibile. Ed è così. Lui non ha tirato il mastino lavico, quindi ha sempre le stesse carte di prima. Io qui sono un pochino in difficoltà. Facciamo così. Allora, è una situazione veramente orribile la mia. Anzi, in realtà è brutta. Perché... allora, facciamo così. In realtà credo di aver perso. Io vi dico la verità, eh. Allora, non è... Questo secondo me, da parte dell'opponent, potrebbe essere stata una cosa non valida. Però io ve l'ho detto che comunque avevo grandi problemi qui, eh. Grandissimi problemi. Quindi non so se ce la faccio a recuperare. Perché lui sta giocando bene un sacco di roba. E quello è il problema. Lui veramente sta giocando bene un sacco di roba, raga. È stato bravo. È stato molto bravo l'opponent. Potevo giocarla in maniera diversa? Probabilmente sì. Ma vi avevo detto che purtroppo non era andata bene, perché lui mi ha fatto una ripartenza incredibile. Ho sbagliato qualcosa? Probabilmente sì, ma in questo momento non vi saprei dire dove ho sbagliato. Vi dico la verità, non vi saprei dire dove ho sbagliato. Mi scrivete qui sotto nei commenti, perché preferisco che me lo diciate voi, dove ho sbagliato, perché sicuramente c'è stata una giocata cardine che ho sbagliato. Assolutamente. Se voi me lo dite, poi l'andiamo a rivedere insieme. O comunque me la vado a rivedere io per cercare di non risbagliare, perché questa la potevo vincere, questa partita qua. Quindi mi raccomando, sotto, qua sotto nei commenti, scrivetemi secondo voi dove ho sbagliato. Battle Run, sempre abbastanza difficilino da affrontare il Battle Run, eh. Lui c'ha stregone elettrico che ci darà tanto problema. Oh, cacchio, è stregone elettrico. Però se io faccio questo, vedi? Dai, ve l'aspettavate questa qua? Ok, ho beccato la torre, quella di sinistra. È stato fondamentale. Se non erro, dovrebbero essere tre corone. In realtà le quattro partite le ho fatte. Però magari vedo una partita extra. Perché voi siete brave persone. Vedo una partita extra. E dai, facciamoci una partitina extra. E facciamoci questa partita extra. Uno, perché mi diverto, lo sapete, in particolar modo, perché se sto nel chill, allora non ci sono proprio problemi. Partiamo a sinistra. Vediamo un po' quello che succede. Ho il trenino pronto. Lui sta perdendo tanto elisir. Non ho ben capito la motivazione. Qui sarebbe da gestirsi bene lui. Purtroppo non lo sto facendo. Però possiamo fare così. Allora, secondo me lui sta sbagliando. Posso dirlo? Cioè, posso dirlo che secondo me lui sta sbagliando? Questa pure è sbagliata come play, come place, come giocata. Sbagliata anche questa. Questo mi vado a prendere la torre di destra. Lui mi lancia delle frecce molto bizzarre. Vado a scaricare, dovrebbe andare sulla mia... no. Sì, sì, invece sì. Invece sì. Ci siamo. Sfera infuocata incredibile da parte dell'opponent, da sentisse male. Io lancerei delle frecce un po' così. Oh, ragazzi, ah, mamma mia, questa è giocata perfetta. Giocata perfetta. E ci ha aiutato anche tanto l'opponent, che super giù, super qua, super true, super l'allero. Non è che ha giocato benissimo, ma noi sinceramente, che cosa ce ne frega a noi? Ah, non ce ne frega niente. Vai, non male. Oh, mi è cascato il dito. Mi è cascato il dito su gioca ancora. Oh, guarda, mannaggia, mi è cascato il dito. E qua qualcuno tra poco vedrete. Dici, ti è cascato il dito, era meglio che non te ci cascava sto dito. Io sono d'accordo con voi. Sono d'accordo con voi, perché già che questo non gioca mi sta a dar fastidio.
Va bene. D'accordo, non giocare. Ok. Facciamo così. Perché così non mi va. Che non ho capito se è un Batrun o se è qualcosa del genere. Non lo so. Vediamo, io spero che. Ok, non so perché mi ha fatto di questo. Deve morirmi sicuramente il moschettiere. Quindi in realtà ottime giocate da parte nostra. Io vi giuro non riesco a capire se questo è un 2.6. Quindi mi sono tolto di nuovo assolutamente il moschettiere. Perché se è il 2.6, riuscire a ucciderlo in questo momento, cioè fargli una torre, è stato importantissimo. Importantissimo. Perché dovrebbe essere un 2.6, ma malvagissimo tra l'altro questo qua. Un 2.6 veramente cattivo, posso dirlo. Un 2.6 veramente incredibile. Non è minchia. Tutto mi sembrava forché una roba del genere. Va bene. Cioè se smette mai de. No, volevo tirare, vi dico la verità. Volevo tirare, però non l'ho tirato. Ok. In realtà chi se ne frega? In realtà chi se ne frega decisamente? Ah, è stato bravo lui, eh. Lui è stato bravo, eh. Allora, la mongolfiera a noi può anche quasi quasi andarci bene. Allora, non è facile qua, eh. Non è facile. Va bene. Possiamo, Mirko, te la puoi ancora gestire. Mirko, te la puoi ancora gestire. Con molta fatica ce la possiamo gestire. Ma con molta fatica, eh. Veramente con tantissima fatica. Ok. Tutto dentro. Mamma mia, raga, ho rischiato di perdere sta partita. Sì, usa, non ti preoccupare, no. Vai tranquillo. Ho rischiato, eh. Vi dico la verità. L'abbiamo rischiata. Però non male. Bene. Diciamo che siamo contenti. Meno male che questo dito maledetto delle volte scivola e non scivola. Ragazzi, grazie mille per tutto. Vi ricordo level up. E un'altra ciucciatina la do. Oh, vabbè, a me piace un botto. Poi sapete i miei gusti preferiti quali sono. Bubble Boom, Burning Shadow, incredibili. Vi voglio bene. Al prossimo appuntamento con il vostro CiccioCamera89. Mi raccomando, fate i bravi e non mi fate arrabbiare. Povero gabbiano che ha perduto la compagna. Dove sta sta compagna? Non lo so.